Namaste, io sono East Brave, ben ritornati ad un altro episodio di Front Mission. Ho potenziato lo Shrike mettendo di tutte le parti, se non sbaglio si chiamano Zola 3A, che sono quelle che mi danno fondamentalmente più meno peso, quindi più movimento e più precisione possibile. La cosa interessante, tra l'altro ho speso tutti i soldi, non ho cambiato le armi, perché tra l'altro non c'è granché, però abbiamo anche la schermata setup. Se premiamo, c'è una musica bellissima tra l'altro adesso. Se vedete che lo schermo fa un po' di flicker così, è perché è proprio la traduzione che ha corrotto leggermente la ROM, ma è sempre stata un po' così. Qua possiamo appunto decidere di tutti i pezzi che abbiamo comprato, possiamo appunto metterli e toglierli eccetera. Se no, nel setup invece del negozio praticamente compriamo roba e sostituiamo, ma non possiamo poi ritornare alle parti originali, quelle che abbiamo già. Infatti, se vedete, abbiamo ancora la parte Tendus con cui siamo partiti, oppure possiamo toglierla del tutto, però non funzionerebbe niente. E quindi abbiamo un paio di cose. Possiamo ad esempio togliere il computer, ma avremo zero dappertutto, invece così abbiamo almeno un pochino di short. E qua possiamo vedere anche gli oggetti, come potete vedere abbiamo dei ripara S, e al negozio possiamo anche comprarne altri, ma per adesso gli oggetti sono utili a tal punto da rompere il gioco, diventano forse anche troppo utili a un certo punto, perché ci sono degli oggetti che sono veramente troppo forti, quindi cercherò di usarli molto poco perché così vi possiate godere il gioco. Direi che possiamo andare all'ufficio militare a fare un giretto da Olson. Ti sei preparato con tutto il necessario? Sì. Perfetto, andiamo all'aeroporto. Adesso comincerò anche a spiegarvi altre cose. Tra l'altro vedete anche la grandezza di un Wanzer rispetto a un aereo, quindi non è che sono proprio piccolini. Bene, il capitano è Lloyd. Ciao Sakata, è un anno che non ci vediamo tipo. Sakata, che ci fai qui? Mi hanno cacciato dall'esercito e sono rimasto sull'isola, non potevo tornare a casa. Poi sono stato reclutato dal colonnello Olson. Scusate, ma non ci hanno presentato. Piacere di conoscervi. Sono Natalie Blakewood e sarò la vostra partner. A parte il difetto di traduzione, ogni tanto vedete c'è una M al posto di una N, ma ci siamo capiti lo stesso. Natalie Blakewood è il terzo personaggio appunto del nostro gruppo. Sono onorata di conoscerla, comandante Lloyd. Vi siete conosciuti tutti? Quelli che sono qui? Sì. Va bene, muoviamoci. Vuol dire che c'è ancora qualcun altro. Sakata si è unito e Natalie si è unita. Natalie è un personaggio che non è proprio geniale. Infatti cercherò di usarlo, ma fino a un certo punto. E poi abbiamo questi due. Abbiamo Kit, che assomiglia a Guile di Street Fighter. Ed è americano, tra l'altro. Quindi è un mercenario americano che combatte contro l'America. Merda, siamo circondati. Ora che ci facciamo qui, JJ? E questo è JJ, invece, che è un sudafricano. Strano, perché in Sudafrica ci sono veramente poche persone di colore in realtà, però vabbè, JJ è un sudafricano e fa parte appunto dell'Africa, che è un altro dei mega stati, è un unico stato enorme. È stato un errore passare di qui, però sono mercenari, quindi non fanno parte effettivamente, non combattono per il loro paese, ma combattono per chi li paga. È stato un errore passare di qui solo perché tu eri annoiato. Ma che dici, hai detto, no, scusate, faccio mea culpa io per la A senza H. Ai senza H. Hai detto che se c'erano dei nemici ci saremmo divisi la ricompensa. Ho solo detto che c'era un piccolo extra, ci serviva. Perché? E adesso arriviamo noi, paracadutati con... Purtroppo questa cosa c'è solo in questa missione, questa animazione, perché la trovo fantastica e carinissima da vedere. E adesso cominciamo ad avere, mentre la prima missione appunto avevamo tutti i Wanzer uguali, adesso cominceremo ad avere la nostra modalità Power Ranger per poterli riconoscere. Ah, finalmente i rinforzi sono qui, perché dovete pensare che se noi cambiamo tutte le parti, la forma cambia, ma se poi teniamo il colore uguale almeno riusciamo a riconoscerli, anche se hanno una forma diversa. Che diavolo ci fai qui, Kit? I tuoi ordini erano di esplorare la zona, perché diavolo sei circondato? Indovina, ora ci troviamo nella merda. Sì, serio, che succede? Lasciamo perdere, non c'è tempo per queste cose. Gli ordini, comandante? Questo è... Non si vede che è cattivo, eh? No, non si vede che gli americani sono i cattivi qua. Sono solo in 5, Wanzer. Continuiamo l'attacco. Ok, siamo circondati. Partiamo con una missione circondata contro un attacker, un missiler e un leader, che è un pochino più forte degli altri, il leader fondamentalmente. Mentre da questa parte abbiamo due attacker, un missiler probabilmente, che sta nel ghast. Perfetto, questi sono i nostri personaggi, adesso cominceremo a
come li porteremo verso la personalizzazione fondamentale. Abbiamo Lloyd, che cercherò di tenere nero perché appunto è forse l'unico personaggio che, l'unico colore che non viene mai usato dagli altri. Sakata invece è quello di solito bianco e sta in un, nel suo raio. Abbiamo Natalie, che cambierò il colore per renderla rosa, non perché sia sessista o eccetera, ma perché è uno dei colori che non usa mai nessuno e questo colore qua in realtà appartiene a qualcun altro più avanti, vorrei lasciarlo a qualcun altro più avanti, che sta nel Primrose, tra l'altro anche c'ha rosa nel nome, ed è brava, abbastanza brava nelle cose, con le armi a distanza, un po' a distanza, un po' a corto raggio, ma sicuramente non i pugni. In questa cosa eccelle invece Kit, che è bravissimo, cercherò di renderlo il boxer della situazione, che cercherà di attaccare in corpo a corpo, anche se per adesso c'ha anche un Piz col suo Vanzer tutto blu. Poi vedrò di personalizzarli appunto tra un episodio e l'altro, come dicevo, cercando di andarli a sistemare. JJ invece è abbastanza bravo con le armi a corto raggio, quindi più o meno come Lloyd, ma la sua caratteristica principale è che è un tank, è quello che avrà più energia di tutti e probabilmente sarà anche il più lento di tutti. Vediamo di attaccare con il Seager questo, anzi no, vediamo di attaccare il Missiler magari. Attacchiamo il Missiler con il Seager, che è un fucile che tra l'altro che potevo acquistare, ma non l'ho comprato perché ho un'arma più potente, che ho lasciato il Raptor, non ho comprato il Siege, che è invece un mitragliatore. Questi si muovono, tu rispondi pure con il Seager. O Ziger probabilmente. Bene. Il bello, come vi dicevo, di avere i fucili è che fanno più male, però è un colpo solo. Mentre il bello di avere i mitragliatori, in questo caso sono stato molto fortunato perché ho colpito il body, ma se colpivo le altre andavo avanti all'infinito. Quindi molto bravo JJ come inizio. Un'altra caratteristica del gioco di cui vi parlerò è l'esperienza. Perché i nostri personaggi fanno livelli, sì, però fanno livelli in base a cosa utilizzano, quindi se noi continuiamo ad utilizzare lo stesso tipo di armi, in questo caso abbiamo missato con un fucile, l'esperienza va divisa nelle quattro caratteristiche, che appunto sono corpo a corpo, corto raggio, lungo raggio e agilità. Tu puoi attaccare da qui? No, puoi attaccare da qui? Ah ok, non ha armi a distanza, allora andiamo qua. E attacchiamo in corpo a corpo però con il Siege, che è il fucile appunto che potevo comprare prima. Come vedete fa 6 colpi da 4 danni ciascuno circa. No, dovrebbe essere, non 6 per, scusate, 4 per, no, 5 per 2 per la precisione. Tu puoi venire qua dietro, Kit, e attaccare col pugno direi. E cominciamo a farlo attaccare coi pugni, perché dopo vedremo, dopo non avremo solo i pugni, avremo anche le armi corpo a corpo, non le spade, ma delle cose molto molto interessanti, i tonfa per la precisione si chiamano. Attacchiamo con il Seager e vediamo un po' che cosa succede. L'altra cosa interessante, vi dicevo appunto dell'esperienza, che i nostri personaggi fanno due tipi di livelli. Allora, uno è il loro livello da pilota, che fa sbloccare alcune abilità. Le abilità sono Speed, che avete visto appunto nel primo episodio, che ce l'aveva Driscoll, sono Double, sono, hanno tutti nomi molto semplici che praticamente vogliono dire la possibilità di colpire due volte, di sparare due volte, di mirare una parte precisa, di sparare prima dell'avversario e cose di questo tipo che trovo molto molto interessanti. Mentre appunto i Vanzer diventano più forti perché appunto man mano che guadagniamo livelli, poi li vedrete quando faremo il nostro primo livello tra poco, vogliono dire qualcosa di interessante. Intanto vediamo di usare JJ per attaccare questo, cioè il suo uno contro uno contro questo. Durerà ancora un po' e intanto il leader non si sta muovendo e da questa parte sta arrivando questo, sta facendo il giro larghissimo a quanto pare. Quasi quasi li lasciamo anche qua. No dai, cominciamo a muoverci un po' in questa direzione. Magari tu vieni qua, tu vieni qua in fondo e tu vieni qua. Ok, quello ci ha pensato un pochino. Vediamo se siamo fortunati. Ottimo, bravo DJ.
Ovviamente più parti distruggiamo, intanto possiamo anche ricevere, in questo caso abbiamo ricevuto un Raptor, che è l'arma che ha in questo momento che ha Lloyd. Bel 14 che ci sta, vediamo se JJ non riusciamo a far avvicinare. Come dicevo, appunto, l'esperienza aumenta in base a cosa utilizziamo. E se andiamo a vedere, ve lo mostro magari a fine combattimento, se non, se non vediamo un level up nel frattempo. Ho usato l'arma sbagliata, però ha avuto effetto lo stesso. O meglio, va bene, però avrei preferito usare i pugni, perché lui è molto molto bravo con i pugni, soprattutto più avanti. Tu puoi andare qua, tu puoi andare qua. No, tu puoi andare qua, però dopo. E intanto vorrei mettere magari Sakata qui. E fargli usare il Seager. Ottimo. Non è importante che colpisca. Per adesso è ancora abbastanza irrilevante con cosa colpisco, ma va bene. Tu vieni qua e Lloyd gli facciamo fare un po' di esperienza ancora in più con il suo Raptor. E vediamo cosa succede. Gli ho distrutto il braccio, quindi non può contrattaccare. Molto bene. Tra l'altro non mi interessa per forza distruggere completamente un Vanzer. A me basta distruggergli entrambe le braccia e lui non può attaccare in nessuna maniera, fondamentalmente. In questo caso ho ancora il pugno, ma se io gli distruggessi il pugno ma non il corpo, lui non ha possibilità di attaccarmi, quindi io posso lasciarlo là senza far niente, fondamentalmente. Però attacchiamolo ancora, perché comunque vuol dire più esperienza per noi. Perché ogni parte, vedete, ho fatto 11 di esperienza perché gli ho distrutto il braccio anche. E vedete che adesso, qua vedete, questi livelli qua ho preso più 14 nelle varie caratteristiche, però vedete che Short è a già 186 e Agilità è a 20, perché Lloyd guadagna più esperienza nello Short. Più lo uso e più quella caratteristica diventerà elevata, fino a un massimo di 9999. Sakata lo teniamo qua e vediamo se riesce a ucciderlo. Con il Seager non so, perché è un fucile, quindi potrebbe colpire... No, può colpire solo quello, quindi... A me va benissimo. Poi ci muoviamo qua sopra. Ci muoviamo, tu torna indietro e JJ vieni qua. Ho visto che il leader ha cominciato a muoversi adesso. Devo dire che ho una fortuna enorme in questo momento a colpire sempre il body, perché non succede sempre così. Ecco, adesso questo è il leader che mi attacca, un pochino più forte degli altri. Tra l'altro ha lo stesso Vanzer che ho io, cioè il Zola 3A, come composizione dei vari oggetti, delle varie parti che ha addosso. Vediamo se siamo fortunati a colpire due volte di seguito sul corpo. Mamma mia, bravo JJ. Possiamo costruire la storia di JJ, che è lo sculato del gruppo. JJ che mi fa una grande performance così. Tu puoi venire qua e cominciare ad attaccare il leader. Così vediamo in azione Natalie. Vedete che Natalie non è proprio sto gran Vanzer in realtà. Possiamo farlo. Possiamo ovviamente farlo diventare un gran Vanzer usandolo sempre. Però non possiamo usarli tutti i Vanzer che avremo, quindi probabilmente il primo posto che la prima persona che starà in panchina sarà proprio lei. Vediamo di avvicinarci. Abbiamo solo JJ per muoverci, quindi muoviamoci qua. Abbiamo intrappolato il leader nell'angolo adesso, che non può muoversi adesso. Mi ha distrutto un braccio, tra l'altro, JJ. E poi c'è un missiler che dovremmo cercare di distruggere. Bravissimo, gli ho quasi distrutto le braccia. Se distruggo le braccia, tra l'altro gli distruggo anche le spalle, dove stanno i missili a lungo raggio. Allora direi che tu lasci il posto a Lloyd, che prova a distruggere entrambe le braccia. Vediamo se ce la fa col Raptor. No, purtroppo no, non ce l'ho fatta. Proviamo. Sakata può venire solo fin qua. Direi che dai, JJ, provaci ancora, dai. Sì, già. Ok, un braccio è andato.
E adesso con... è strano usarti a distanza, Kit, però va bene. Andiamo di usare il missilazzo dalla distanza. E l'ho colpito sul corpo, ok. Vediamo come decide di controattaccare. Sempre su JJ, sempre su JJ. Adesso sposterò JJ da lì. In teoria con un colpo di mitragliatrice dovrei aver vinto. Quindi andiamo pure con Lloyd, che è il protagonista, ha sempre più bisogno di esperienza degli altri. Perfetto, distrutte due parti. Il comandante dice: no, Locke non può essere così forte. E viene disintegrato. E abbiamo preso un braccio Zola Brass, vedete che traduzione alla bella e meglio, insomma, dal francese. Brass Zola 3A, che è un pezzo appunto di questo Panzer. E poi adesso possiamo andare contro il nemico. Ci prenderemo un po' di botte probabilmente avvicinandoci, quindi mettiamo pure lei in mezzo. Tu stai qua e magari curati, perché è un ripara, quindi fai body. Possiamo usare appunto gli oggetti per poterci curare. Solo gli oggetti di cura probabilmente userò, perché gli altri oggetti che sono le bombe fumogene, ci sono le mine, cose del genere, veramente fanno diventare il gioco troppo troppo facile in alcune situazioni, perché la bomba fumogena praticamente è uno stun del nemico e possiamo colpire al 100% dopo, quindi vuol dire veramente veramente sgravatissimo se utilizzato, quasi non divertente direi. Quindi direi che magari ve le mostro una volta, ma non ne abuserò sicuramente. Andiamo di qua, andiamo con JJ, no, magari JJ lo lasciamo in disparte un attimo. Avviciniamoci anche con Lloyd e avviciniamoci soprattutto con Sakata. Vediamo cosa farà questo missiler. Siamo 5 contro 1 in questo momento. Non possiamo replicare, quindi Sakata si prenderà un colpo. Però cominciamo ad avvicinarci. Allora, direi che Kit può venire, anzi no, dove sei? Natalie viene qua dietro. E come vedete la differenza d'altezza non mi ha fatto attaccare in questo caso. Tu vai di pugnazzo. Boom! Distrutte le gambe, come vedete ha replicato con un pugno anche lui. Direi che può avvicinarsi Sakata qua sotto. Vediamo cosa colpirà. Ok. Ci avviciniamo anche con te. E attacchiamo col pizzo dalla distanza. Ottimo, un bel 14. Potrebbe essere già un match point dato da JJ che uccide, che dà il colpo di grazia. Vediamo un po' se ce la fa. Esatto, bravo JJ. Grande performance, come vedete fa il livello e anche lui ha un pochino più di short, come potete vedere, rispetto alle altre caratteristiche. Comandante, l'operazione ha avuto successo, nonostante la strategia non fosse delle migliori. Signore, questi piloti vorrebbero unirsi alla nostra unità. Ecco, sono Kit e JJ. Bene, basta che non mi spari sulle spalle, ok? Piacere, signore. Come vedete hanno personalità abbastanza differenti. Ho ricevuto degli ordini dal colonnello. Dobbiamo fare rapporto a New Milgan. Ripariamo i nostri Panzer e partiamo il prima possibile. Quindi completata la missione, abbiamo degli altri bonus che adesso vedrete. Questa era la missione, effettivamente la prima, perché l'altra era un tutorial praticamente. Ci vengono dati dei 5.000 dollari Huffman. Un bonus per ogni singolo nemico che uccidiamo, che sono 1.500, e queste sono le spese di riparazione. In questo caso non abbiamo perso nessuno, quindi un bello zero. Possiamo andare a New Milgan, possiamo tornare indietro a Barinden, ma andiamo pure a New Milgan, perché così troviamo un nuovo negozio e nuove cose da sistemare. Intanto facciamo il giro al bar, che è sempre nuovo, bene. Il bar si chiama Gira, vediamo di parlare con un po' di gente, perché qua possiamo anche reclutare alcuni dei personaggi. Milgan è la prima città del Locu ha costruito sull'isola di Huffman. Questo bar è stato aperto allora. Ho sentito anche di un incidente aereo. Ridi.
Le abilità del pilota di Vanzer migliorano se si usano tante armi. Ho sentito che lei è un soldato capace, ma nelle armi da tiro è inesperto. Giustamente. Che è un po' il riferimento al fatto che è più bravo con le armi a corto raggio rispetto a quelle a lungo. C'è una voce che questa notte i computer saranno sovraccaricati. L'ho sentito a Barbone di Barinden. Per adesso non ci dicono ancora niente, ma più avanti vedrete che ci saranno delle cose molto interessanti. Ok, direi che possiamo adesso andare nel setup e adesso abbiamo appunto a disposizione tutti i Vanzer. Come potete vedere c'è Primrose, c'è Miss J, Miss Jerry che è quello di Kit e Hunter J che è quello di JJ. E ciascuno ha le sue caratteristiche come potete vedere. Vedrò di personalizzare. L'unica cosa che vi faccio vedere on camera è quello di mettere questo rosa. Se non sbaglio è quel rosa lì, non credo ce ne siano altri, ce ne sono un po', forse pesca, anche questo non è male, usiamo questo dai, facciamo una cosa un po' diversa, usiamo questo che mi piace un pochino di più, poi appunto abbiamo Miss Jerry che è blu in questo caso, ma vedrò di potenziarli e di dare tutte le armi possibili. Eventualmente l'unica cosa che faccio off camera è andare nel Colosseo, perché il Colosseo non è tanto per l'esperienza ma per i soldi, perché potete puntare i soldi e se vincete i combattimenti avete appunto queste cose. Ve lo mostro velocemente, un combattimento, entriamo pure e a seconda di possiamo appunto usare cose diverse. Bello anche il colore questo, mi piace abbastanza perché non è troppo simile agli altri. Usiamo pure lo strike così com'è, probabilmente perderò miseramente. Abbiamo gli odds, quindi se andiamo contro Django abbiamo un 3,80, quindi vuol dire che guadagniamo quasi il quadruplo. 8,20, quindi questo è strafortissimo rispetto a noi. 9,16, wow. Ma se andiamo ad esempio contro Rudeschi vinciamo poco di più di quello che abbiamo, quindi se punto 500 dovrei riuscire a guadagnare 600 forse, qualcosa di questo genere. Proviamoci. Cioè non avendolo upgradato è veramente schifoso in questo momento il mio Vanzer, però dovrebbe funzionare, anzi mi sa che lo disintegro se riesco a colpirlo. Ok, perfetto, come vedete abbiamo vinto, abbiamo guadagnato solo 2 di esperienza, ma la cosa interessante è che appunto facendo un po' di grinding riusciamo a guadagnare un pochino di soldi in più. Ok, questo è quanto, vedo di fare un bel setup e di andare avanti con la nostra missione nel prossimo episodio di Front Mission. Io sono Ace Braid, namaste, peace!